Il nostro territorio si deve svegliare, ha una potenzialità inespressa e deve capire che per i prossimi 10 anni, tra 10 anni, le città non saranno più in grado di accogliere tanti nostri giovani che vanno via. Per cui dobbiamo iniziare a programmare un sano e utilizzo del territorio per offrire ai nostri giovani la possibilità di vivere nel territorio, di vivere le bellezze della natura e di mettere in piedi progetti che possano sviluppare la green economy, perché questo è l'unico sviluppo possibile per il nostro territorio. E bisogna partire dalle scuole, bisogna educare i bambini più piccoli per arrivare poi agli adulti più grandi e far capire loro quando è importante rispettare la natura, come è importante capire che attraverso un uso consapevole delle risorse della natura l'uomo può vivere nel proprio territorio senza lasciare i propri affetti e può vivere in maniera sana, in maniera felice. Perché i nostri giovani, è vero che li mandiamo in giro per il mondo, però non sono sicura che sono realmente felici, avendo lasciato qui i loro affetti. Per cui tutti dobbiamo impegnarci. Ecco perché oggi la Lega Ambiente, la Coldiretti, il GAL, le amministrazioni locali, le scuole, tutti dobbiamo fare rete ed avere tutti un unico obiettivo, lo sviluppo ecocompatibile della nostra terra, perché è l'unica forma di sviluppo possibile.